Ciao, bentornati nella mia stanza e oggi, come ogni mese non troppo puntuale, torniamo con quel che accade o quel che è accaduto a dicembre. Partiamo subito con la prima categoria, ovvero l'outfit del mese. E questo mese ho deciso di mettere come outfit questa maglietta, questa camicia, diciamo, della Sisley con le maniche un sacco a palloncino e questa rouge davvero bellissima, collo a alla, non coreana, però collo alto senza niente, così con questa gonna che è blu. Categoria, il capo d'abbigliamento di questo mese, cioè del mese scorso, non poteva non essere il cappellino di Natale, se non per quale occasione, se per Natale, il cappellino, ovviamente, che adesso toglierò. Poi, prossima categoria, make up. Il mese scorso ho fatto un piccolo ordine dal Neve Cosmetics, dal quale ho preso il Flat Perfection nel colore Fair Natural, ed è questo colore chiarissimo, praticamente come me. E come cipria in effetti è davvero molto carina, anche perché come fondotinta compatto non fa proprio ciò che dovrebbe fare un fondotinta, però come cipria è abbastanza coprente, quindi la uso come cipria alla fine ed è davvero carina, poi del mio colore, quindi yeah! Poi ho comprato questa mini size di un ombretto di un pigmento che si chiama Dragon ed è un colore particolare. Adesso non so se da qua si vede, ma da qua forse sembra un grigio, però è uno di quei colori che a seconda della luce cambia colore, quindi magari con una luce fredda diventa verde, con una calda diventa viola, con la luce naturale è grigio se non sbaglio, però è davvero molto carino e questo per dei trucchi particolari, oltretutto mi piace un sacco, poi è scuro, quindi contentissima. Poi ho preso la mini size perché comunque io non uso pigmenti a vagonate sulla mia faccia, quindi penso che questa taglia sia più che giusta per quello che dovrò utilizzarne io, quindi promossissimo questo. Poi, prossima categoria, il profumo. Il profumo, questo l'avete già visto nei regali, infatti mi è stato regalato a Natale, ed è l'acqua corpo dell'Acquolina nella fragranza Zucchero a Velo. È buonissimo, come ho già detto nell'altro video, è dolcissima, a me piacciono un sacco le cose dolci, quindi yay! Poi, prossima categoria è gli accessori. L'accessorio di questo mese è un collarino, che in realtà potrei mettere anche adesso, ci starebbe un sacco bene, però comunque l'ho comprato per il vestito in velluto che mi mancava, ogni volta avevo qualcosa che mi mancava nel collo e quindi ho deciso di prendere questo, anche questo in velluto, e ha questo, diciamo, ovale al centro con dei brillantini, anche se sono leggermente pacchiani i brillantini di solito, e qua stanno davvero un sacco bene. E come l'ho visto ho detto no, deve essere mio, ci sta benissimo con quel vestito, quindi l'ho arraffato al volo. Prossima categoria, i videogiochi. Allora, non ho un videogioco nuovo, quindi è una cosa che ho ripreso, cioè rispolverato. Io in realtà con questo gioco ci gioco sempre, cioè non è che non ho mai smesso, e questo gioco è Skyrim. Cioè Skyrim per me è il videogioco più bello di sempre. Cioè, non ti puoi stancare di Skyrim, perché è Skyrim, cioè è bellissimo, puoi fare quello che vuoi, puoi uccidere la gente, a parte i bambini, fare praticamente tutto quello che vuoi, puoi andare a squartare i draghi quando non si buggano, che succede molto spesso, però cioè, è uno di quei videogiochi che secondo me, anche se lo riprendi dopo un bel po' di tempo, comunque non ti stanca mai, anche se magari dopo un po', dopo che sei arrivato a un livello abbastanza alto, ci sono delle missioni che sono leggermente ripetitive, quali quelle della Confraternita Oscura, una volta che
spostate la madrenotte da lì. Dov'è? Però è abbastanza, è un gioco che a me davvero mi ha preso l'anima praticamente. E quindi tagliamo corto con Skyrim perché sennò rimango qua a parlarne secoli e secoli. Prossima categoria è i telefilm, la serie TV. E la serie TV di questo mese ho iniziato a vedere Black Mirror. Il che non è, non so se a tutti può piacere perché è un genere un po' particolare, diciamo. Praticamente sono tre stagioni se non sbaglio, da tre episodi l'una. Questi episodi durano all'incirca 40 minuti e ogni episodio però non è connesso all'altro, quindi sono diciamo, dei mini film in episodi. E praticamente il filo conduttore è come, se non sbaglio, come la tecnologia influenzi, diciamo, la vita delle persone o comunque come ha cambiato la vita delle persone, la tecnologia e soprattutto tipo i social network. E quindi è un po', perlomeno il primo episodio è leggermente forte. Se non ve la sentite, non guardatelo perché io personalmente sono una persona dai gusti molto, molto strani. Quindi a me è piaciuto, però vi consiglio se siete delle persone a cui, diciamo, con gusti normali, non guardatelo, tipo assolutamente non guardatelo, potreste rimanerne scioccati un po', un po'. Poi, prossima categoria è l'anime. L'anime di questo mese che ho iniziato e finito, quindi ho visto tutto, è Wolf Girl and Spice Prince, se non sbaglio, adesso non ricordo perfettamente il nome, comunque uno shoujo ambientato in una scuola di questa ragazza che praticamente per farsi delle amiche si inventa un ragazzo finto e solo che loro vogliono vedere una foto, allora lei fotografa il primo tizio che passa col cellulare e glielo fa vedere. Il problema è che questo qua è praticamente il principe della scuola e tutte lo vogliono. Lei gli spiega praticamente perché gli ha fatto una foto e allora lui dice: ok, ti aiuterò, però tu dovrai diventare il mio cagnolino personale. Lei accetta e poi si sviluppa tutta una storia che non vi sto qua a dire. Comunque, sì, passabile, non è proprio lo shoujo dell'anno, però cioè, per passare un po' di tempo si può guardare. Non mi ha fatto impazzire il finale, devo dire, cioè, scontato. Boh, non so, il finale era un po'. Cioè, niente di particolare. Quindi, sì, dai, se non avete proprio niente da fare, guardatelo, perché io l'ho guardato perché l'ho trovato su YouTube, sul canale ufficiale. Quindi ho detto, sì, dai, non ho niente da fare, guardiamolo. Quindi, a voi la decisione. Prossima categoria, manga. Il manga di questo mese. Tokyo Ghoul, un altro dei regali che mi sono stati fatti a Natale, è un altro promossissimo nella sua categoria, perché io avevo già visto l'anime, perché in Italia non era ancora uscito, ovviamente, ed ero rimasta tipo, oh mio Dio, è bellissimo, è tipo bellissimo, e questo, come ho già detto nel video precedente, è praticamente spiccicato, cioè l'anime. Questa volta è quasi, se non in tutto, simile, uguale al manga. Praticamente qua è solo leggermente più cruento perché, se non sbaglio, non hanno censurato quale cosa, invece nell'anime qualcosina leggera leggera l'hanno censurata. Ma non tantissimo, giusto con qualche bianco e nero e cambio di tonalità, ma niente di che. Qua è già in bianco e nero, però le fanno vedere benissimo le cose, quindi è meraviglioso. Per una a cui piace questo genere, è meraviglioso. Prossima categoria sono i libri. Il libro di questo mese è Il profumo, di cui io avevo già visto il film, anche se non completamente, perché ho visto tipo l'inizio fino a un pezzo, poi mi sono addormentata, poi mi sono svegliata e ho detto. Cosa sta succedendo? Perché chi conosce il finale è tipo cosa sta succedendo? E questo genere è un genere come piace a me, nella serie è un po' inquietante, non del tutto inquietante, cioè è particolare come scrittura e come il genere che tratta, è un po' particolare, è molto bello secondo me. Adesso non l'ho ancora finito, sono ancora i primi capitoli.
Però è davvero bellissimo, non vedo l'ora di finirlo, voglio proprio sapere come finisce e come è arrivato al finale che mi ricordo. Quindi consigliatissimo, se lo trovate prendetelo perché oltretutto costa pochissimo, tipo mi sa, ecco io l'ho pagato 5 euro, quindi non ne vale, non vale la pena di lasciarlo lì, poverino, in uno scaffale. Quindi portatelo a casa e leggetelo con amore. Prossima categoria sono i film, ovvero i DVD. Apriamo una piccola parentesi. L'Hobbit, l'ultimo capitolo dell'Hobbit. Io l'ho visto e mi è piaciuto nel suo, diciamo, in quello che dovrebbe essere. Nel senso, mi è piaciuto, ma non del tutto. Cioè, avendo letto il libro, ovviamente. Cioè, il libro quanti sono? 2 pagine, forse la guerra, quindi ovviamente non è la stessa cosa, però certe cose non mi hanno reso troppo felice, ad esempio il fatto che quel povero drago sia durato tipo 5 minuti e che io sono andata a vederlo tipo solo per quello, perché il drago è una figata. Sì, dai, a parte elfi inesistenti e storie d'amore molto improbabili, anche questo ovviamente non potete non andare a vederlo se siete appassionati di Tolkien. Chiudiamo qua, se no qualcuno potrebbe linciarmi. Parlando di DVD, La principessa Mononoke è la città incantata. Questo mi è stato regalato, questo l'ho comprato. Ovviamente non ho nulla da ridire su questi due film che sono due capolavori di Miyazaki e dello studio Ghibli. Ovviamente io li conoscevo già, li avevo già visti, rivisti e rivisti mille volte. L'unica cosa che mi ha un attimo destabilizzato è stato il fatto che Mononoke l'avevo già vista al cinema e anche da lì ero rimasta un attimo traumatizzata che l'hanno ridoppiato. Ma non mi aspettavo altrettanto dalla città incantata. Cioè, l'hanno ridoppiato. Parliamone. Infatti io ero tipo, cosa sta succedendo? Questa non è la sua voce. Perché hanno fatto ciò? Ero tipo, oh mio Dio, no! Però dai, vabbè, non si può non guardarli comunque, anche se la voce del principe Ashitaka era mille, mille, mille volte meglio di quella di ora. Quindi, purtroppo, sono cose che succedono. Ultima, anzi, penultima categoria è il dolce del mese. Scusate se mi allungo un attimo, ma ve lo faccio vedere direttamente dal mio libro, da cui l'ho preso, ovviamente. E il dolce del mese sono questi biscotti. Sono i biscotti farciti alla crema alla nocciola, ovviamente la Nutella, e sono questo genere di biscotto. Sono non buoni, di più, sono buonissimi. Vi fanno venire tipo, in un biscotto ci saranno 4.000 calorie probabilmente, perché sono burro, burro e burro, burro e ancora burro. Cioè, hanno un panetto intero di burro per forse una trentina di biscotti, quindi probabilmente vi faranno venire un sacco di. Vi faranno lievitare un sacco, però sono buonissimi. Se conoscete, ad esempio, assomigliano moltissimo di consistenza e di sapore ai Grisby. Se voi li conoscete, sono quelli. Io ho trovato la ricetta per fare i Grisby e adesso ingrasserò come se non ci fosse un domani. Mi dispiace. Quindi mi sa, c'è ancora un'altra categoria, scusate, me ne sono dimenticata, probabilmente l'ho saltata. È la decorazione. Questo mese una delle decorazioni è questa, un globo praticamente, con un gargoyle, c'è il riflesso della finestra. Ok, è un gargoyle con dei brillantini e la base è bellissima perché è teschi. Questo l'avevo preso in uno dei mercatini natalizi, se non sbaglio ho pagato una scemenza, devo dire, e quindi ne sono felicissima. Il secondo oggetto di questa categoria, come potete vedere alle mie spalle, è questo bellissimo manichino. Adesso l'ho vestito, però è questo bellissimo manichino che ho deciso di comprare, trovato in super offerta nel negozio di tessuti della mia città.
E quindi ho deciso di prenderlo perché ho sempre sognato di avere un manichino così da poter fare gli abiti da me, diciamo. Più che altro, ad esempio, per gli orli, per controllare la lunghezza, non dovevo sempre chiedere a mia mamma comunque di aiutarmi, oppure per la larghezza della vita, comunque per qualsiasi cosa serve sempre un manichino se si vogliono fare le cose da sé. Quindi ero super felice quando l'ho preso, gli ho dato anche un nome e si chiama Daphne. Quindi salutiamo Daphne. L'ultima categoria è la categoria dei canali. Questo mese ho scoperto una ragazza giapponese, presumo, o comunque orientale, che fa dei do it yourself davvero da paura. Cioè, se voi sapete cucire e non sapete fare qualcosa, guardate i suoi video e lo saprete fare. Fa principalmente abiti Lolita o comunque fa dei DIY sugli abiti Lolita o su o made o cose del genere, comunque super kawaii. E quindi è davvero davvero bravissima. Lei si chiama, scusate ma non me lo ricordo, si chiama Yumi King su YouTube. È davvero davvero brava e poi come le inquadrature anche rendono molto facile diciamo capire come fare le cose, e quindi davvero davvero molto brava, molto carina. E questo è tutto per questo mese, scusate il ritardo, so che è il 5, ma mi sono dimenticata e oltretutto poi ho fatto altri video che dovevo fare in precedenza e quindi ho perso tempo praticamente, ho procrastinato all'inverosimile e non l'ho fatto. Quindi noi ci vediamo al prossimo video, presumo appena riuscirò a accumulare qualcosa di abbastanza sostanzioso, farò un video haul sui saldi che sono appena iniziati e che io ho già comprato un bel po' di roba, però appena ho una bella busta di roba vi farò vedere ciò che ho comprato. Spero che questo video vi sia piaciuto e voi potete nel mentre stalkerarmi su Instagram e su tutti i social network che vi metterò qua sotto, annessi con link e quant'altro, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!